Buongiorno Ivan. Buongiorno Zozzoni, Yes, es la dud. Ivan, da quanto tempo sei insieme alla tua compagna? Sette anni. E per caso dormi intanto con lei? Cioè... Purtroppo viviamo in case separate per problemi economici. Lei convive, io sono dall'altra parte. Al momento siamo ancora... possiamo dormire nello stesso tetto. Ok, quindi lei è a Varese e tu in questo momento lavori a Milano, se abbiamo capito bene. No, peggio, io sono di Varese, lavoro a Milano, ma lei abita a Pavia. Allora, scelta facile. Ivan, come si chiama la tua compagna, così la salutiamo? Arianna. Allora, quindi voi siete comunque fidanzati da 7 anni e sperate prima o poi di andare a convivere comunque, o pensate comunque di mantenere questa situazione di distanza anche se il problema economico si risolvesse? No, c'è l'idea comunque di trovare un posto per noi due, anche un bucigatro per stare assieme. Ok, quindi due cuori e una capanna, sempre valido. Però due cuori e una capanna fino a un certo punto. Perché allora la situazione ci fa pensare, no, la voglia di poi condividere dei momenti insieme. Visto le vacanze, invece no. E invece io ogni tanto, è una cosa che proprio ho bisogno, io fisicamente e spiritualmente, io ho bisogno una settimana all'anno di prendere e andarmene. Che sia dove ci vai senza che ci mandino sia un festival musicale piuttosto che io vado da qualche parte, e stavamo assieme da pochi mesi e a un certo punto sono saltato fuori parlando: faccio, guarda che io fra 2 mesi vado 5 giorni ad Amsterdam da solo. Ok, da solo. Lei mi guarda e fa: non devi chiedermi il permesso. Ma io non ti sto chiedendo il permesso, io te lo sto dicendo. Vado via da solo. Ok. E spengo il telefono. Quindi attenzione, perché quando noi abbiamo letto il messaggio io ho pensato: va una settimana che sono in un ritiro di quelli dove non si parla, quelle robe di cui parla Fabio Volo, no? Fanno benissimo, ti ritrovi, spurghi l'anima, quelle robe lì. Bravo Fabio, tu vai ad Amsterdam e spegni il telefono, perché non vuole rotture di maroni, giustamente. Ivan, e in quella settimana, diciamo, la tua giornata tipo com'è fatta? Se si può sapere, se è legale, esatto. Là è molto legale, quindi hai risposto. E lei non si fa pungere da alcun dubbio? No, si fida. E poi io non è che quando vado via o sparisco per queste settimane combino chissà che cosa. Solo bisogna di stare da solo, slegato da tutto. Ivan, ultima domanda: se lei ti chiedesse di fare lo stesso, accetteresti? L'ha già fatto, però lei ci tiene a farsi sentire lo stesso. Lei non lo spegne. Allora, quando lei va via una settimana, tu spegni il telefono lo stesso. Allora, Arianna, chiedigli di essere, cioè prova a ghostarti per una settimana. Poi vedi, poi ti richiamiamo, Ivan. Grazie, Ivan, un abbraccio, buon lunedì. Ciao.